Fan del gioco calcio, ben ritrovati in questo nuovo video. Risaliamo l'Italia fino a Firenze per scoprire la storia del logo della Fiorentina. O grulli, sigla! Solite raccomandazioni, come sempre. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun nuovo video, attivate la campanella e seguitemi sui miei social che trovate sempre in descrizione. Ma ora iniziamo. Il primo logo della Fiorentina, datato 1927, è abbastanza semplice, di fatto è lo stesso giglio che rappresenta la città di Firenze dai secoli precedenti. Secondo alcune teorie, la scelta di questo fiore è dovuta alla presenza di gigli nei dintorni della città, mentre secondo altre risalirebbe addirittura ai Romani, perché la fondazione della città avvenne nel 59 a.C. durante i festeggiamenti in onore della dea Flora per l'arrivo della primavera. Dallo scudo si passò alla forma romboidale nel 1951, forma che conteneva il giglio e che fu disegnata dal fondatore del club in persona, il marchese Ridolfi, e non si allontana molto dallo stemma odierno. Questo stemma fu poi modificato lasciando la forma romboidale ma divisa in due. Da una parte c'era il giglio su sfondo bianco, dall'altra solo uno sfondo rosso, quindi mantenendo sia i colori della città sia lo stemma in una chiave moderna anche se meno iconica. Negli anni 50 e 60 il logo della Fiorentina divenne un giglio stilizzato inserito in un rombo bianco, andandosi a distaccare dai design precedenti, anche se non troppo. Una modifica sostanziale dello stemma fu operata dalla dirigenza Pontello negli anni 80, quando si passò al logo circolare che introdusse anche il colore viola nel design, oltre al bianco e al rosso. Questo particolare disegno è per metà un giglio e per l'altra metà la lettera F di Fiorentina, che assieme vanno a formare quello che i tifosi viola chiamano giglio alabardato. La tifoseria non apprezzò questo cambiamento perché il simbolo non assomigliava più a un giglio, bensì appunto a una alabarda. Il logo attuale fu introdotto dalla dirigenza Cecchi Gori proprio per eliminare il giglio alabardato. Il restyling dello stemma della squadra vede il reinserimento del giglio rosso all'interno di un rombo, una sorta di restyling del secondo logo della società, unito poi a un triangolo viola contenente le iniziali della società, ossia ACF. Durante la stagione 2002, dopo il fallimento della società e la rinascita dalla Serie C, il logo venne sostituito nuovamente da un semplice giglio. Successivamente, nel 2003, la società fiorentina riacquistò il suo logo, che tornò ad essere quello della famiglia Cecchi Gori, anche se con qualche piccola modifica, ed è attualmente invariato da quell'anno. Indovinate che momento è? Piccole curiosità! L'origine del colore viola per le divise è dovuto al gusto personale del marchese Ridolfi, presidente della Fiorentina, che voleva un colore particolare e inusuale per la sua squadra, e la scelta ricadde sul viola. L'inno della Fiorentina, intitolato Canzone Viola, conosciuto anche come O Fiorentina, è un motivo che risale al 1931. Nel 1992-93 la seconda maglia, inizialmente ideata da Lotto, venne presto ritirata dalla società dal momento che le sue geometrie andavano a ricordare le svastiche naziste, cosa ovviamente del tutto involontaria. Nelle tre stagioni dal 2017 al 2020 la Fiorentina non ha utilizzato una seconda maglia unica, ma ha creato quattro divise speciali da trasferta, ognuna delle quali si ispirava al colore di un quartiere storico di Firenze: il bianco di Santo Spirito, il rosso di Santa Maria Novella, il verde di San Giovanni e l'azzurro di Santa Croce. La Fiorentina non ha mai avuto nel corso della sua storia una mascotte ufficiale. La tifoseria ha da sempre eletto a mascotte non ufficiale il Marzocco, un leone che simboleggiava il potere popolare della città di Firenze dai tempi della medievale Repubblica Fiorentina. L'attuale logo fu pagato da Diego della Valle circa
2,5 milioni di euro, il che lo rende sicuramente uno dei loghi più costosi del calcio italiano. Siamo giunti al termine anche di questo video. Fatemi sapere sempre quale secondo voi è il logo più bello di quelli che vi ho portato oggi, con un bel commento qua sotto. E come sempre noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!